Luigi Di Berti, cercando Camille, lei è Edoardo, chi è questo Edoardo? Il papà di Camille. Papà di Camille, di quale Camille? Beh, questo lo lascio scoprire quando vedrete il film. È un papà anche comprensibile, è un papà che ha lavorato tanto e che nel lavoro ha perso, dal lavoro e nel lavoro ha perso di vista la sua vita. Ha fatto una vita professionalmente molto gratificante, però ha privato la sua vita degli affetti familiari, o perlomeno del tempo dedicato agli affetti familiari. È stato sì un grande giornalista di guerra e adesso ha l'Alzheimer e quindi la figlia cerca in qualche modo di ritrovarlo. Quindi intraprendete... Insomma, però Alzheimer, sì. Quindi intraprendete questo viaggio, perché questo è un film on the road, siete in un camper, sì, e vi ritrovate in qualche modo. In una certa misura sì, ma è un viaggio pieno d'amore da parte della figlia verso il padre. Perché il padre verso la figlia ha amore ma non sa dirglielo. E la figlia invece lo dimostra cercando di fargli ricostruire porzioni di vita che lui ha perduto, memoria passata che non ritrova, e che lo frastorna, che lo mette in gravissime difficoltà verso coloro che incontra. E la figlia invece lo avvia verso un possibile controllo della malattia, non la guarigione, però il controllo, insomma, la sopravvivenza rispetto alla malattia. Com'è stato interpretare un uomo affetto da Alzheimer? Lei lo aveva già fatto a teatro? Sì, mi è capitato l'altro anno di fare una cosa in teatro, ma il teatro è molto differente l'esperienza, perché in teatro parti dall'inizio e vai alla fine dello spettacolo. In cinema, cercando Camille, invece vai secondo gli ambienti, secondo le location. E allora questa cosa la devo dire, sono alzheimerato oppure non ancora, oppure di già, oppure è un po' più complicato, ecco. Dal punto di vista cronologico è un po' più complesso. Comunque, come si è immedesimato in un uomo che ha problemi di memoria, perché poi l'Alzheimer, lo sappiamo, distrugge, butta confusione nella memoria? Non è stato difficile, perché il testo è scritto e ti porta, insomma, se tu lo leggi con... Io ho imparato, con gli anni ho imparato che ci deve essere molto rispetto per la scrittura dei registi, molto rispetto. È come quella dei poeti, per carità non voglio fare paragoni, però se un poeta va a capo c'è un motivo, e se un regista scrive, uno sceneggiatore, una sceneggiatrice scrive una cosa e la fa finire lì, ci sarà un motivo, ci avrà pensato. Allora il tentativo di rispettare questa roba qua è un po' la strada che ti permette di andare dove il film porta. Però lei si è immaginato con la memoria un po' scombussolata? Non so spiegarglielo, non lo so, non glielo so spiegare. Questa non è stata la parte difficile del film. Qual è stata la parte più difficile del film? Non sbagliare i momenti della memoria con i momenti della realtà, quello sì. Proprio per le ragioni che dicevo prima, cioè siccome non giri in sequenza, dove sono adesso, dove stavo ieri, cosa sarò, dopo che c'è? Allora in questo senso Bindu è stato il Virgilio della situazione. Poi è quello che ha la difficoltà che hanno gli affetti malati di Alzheimer, scambiare i momenti di memoria con quelli di realtà, esattamente quello. Esattamente, hai preso la medicina? No, non l'ho presa, magari ne hai ingoiate tre, capito? E questo è stato il... Ma insomma neanche tanto difficile, francamente. Difficili sono stati altri momenti, difficili sono stati... pensare a certe mie situazioni di vita mie che hanno una coincidenza occasionale con lo spettacolo che vado a fare o col film che vado a girare. Allora lì c'è stato un po' più di torsione nel... Vabbè, questo è quanto.